Pippo. Io dopo questa serata entusiasmante per i ragazzi di Lungro dell'Inter Club, con questa splendida immagine significativa, chiediamo al nostro presidente Angelo le sue impressioni sulla serata, dopo che l'amico Vincenzo ci mostra con grande entusiasmo la maglia che indossava il carissimo Ambrogio De Marco, al quale il club di Lungro è intestato. Allora presidente, com'è stata la serata di questa sera? È stata una serata fantastica, un po' stressante, però fantastica, da ricordare sicuramente. In effetti era impressionante il numero di tifosi che gremiva la piazza di Terranova. Anche questo splendido poster che hanno messo qua, vedete, uno poster favoloso, vedete? Il nostro Vincenzo imperterrito mostra la maglietta del piccolo Ambrogio. E tu Vincenzo, che ne pensi della serata di questa sera? Com'è stata la manifestazione? Ti ha entusiasmato? Milito te lo aspettavi in questo modo? Una serata favolosa. Cosa ha aspettato questo grande campione? Una persona straordinaria, un calciatore tra i pochi al mondo che ha fatto la leggenda del calcio. Vedendolo a primo impatto sono venuti in... Subito le prime emozioni sono state quelle delle tre date straordinarie che ci ha fatto ricordare. Mi riferisco al 5, 16 e 22 maggio, con il tripletto B. In più mostro questa maglia con grande entusiasmo. Era quella del mio grande amico Ambrogio. Non poteva mancare a questa grande festa, che in questa grande edizione, nonché strafirmata da un campione, da un personaggio come Diego Alberto Milito. Ma comunque Ambrogio idealmente è stato presente questa sera, siatene certi, perché noi credenti dobbiamo senz'altro tenere ferma la fiamma della fede. Egli dall'alto ha notato e ha visto questa splendida serata che, ragazzi, credetemi, in vita mia raramente ho visto una folla così impressionante che ha gremito tutta la piazza antistante la sede del club. E in più aggiungerei, visto la data, il 6 novembre, e San Leonardo, un regalo migliore per il papà che non è potuto venire per un impegno di lavoro il suo personale, è un grande regalo. Comunque siete dei ragazzi fantastici, siete riusciti a organizzare questo club che ha partecipato, mi pare presidente si era in 30 stasera, no? 30, sì, 30. 30, già, è una, cioè per Lungro è un avvenimento. È una vittoria. No, è una vittoria, perché considerando senza polemica, insomma, i problemi esistenziali del nostro ambiente, spostare 30 tifosi, anche se per una breve trasferta, in quanto si tratta di 32 chilometri da Lungro a Terranova, è il che è tutto dire. Comunque ragazzi, questa splendida immagine ritengo che rimarrà nella storia sia degli interisti di Lungro che anche del circondario. Vedete questo splendido poster che ha organizzato sia l'amministrazione di Terranova che l'Inter Club, è immortalato in questo splendido poster le simpatiche figure del nostro Vincenzo Parise e del nostro presidente Angelo Mattanotti.